tanti massi e poca polvere. Si presenta così l'asteroide Bennu dal 2018 nelle mire della missione della NASA Osiris-Rex. Peccato che ci si aspettasse tutt'altro. In teoria, infatti, la sonda avrebbe dovuto rilevare una superficie ricoperta da regolite fine che possiamo immaginare come una distesa di sabbia con qualche ciottolo qua e là. Invece, sorpresa, su Bennu hanno trovato principalmente terreni rocciosi coperti di massi. Uno studio guidato dal ricercatore italiano Saverio Cambioni, con la partecipazione di Giovanni Poggiali e John Brocato dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, ha svelato il perché dell'assenza o quasi di regolite fine. La causa sarebbe la natura molto porosa delle rocce sull'asteroide. Lo studio è stato pubblicato su Nature. Ne abbiamo parlato con il dottor Poggiali, astrofisico. La missione NASA era stata progettata ormai da diversi anni, se non decenni, per una superficie che ci aspettavamo essere ricoperta da materiale molto fine, questa regolite, quindi una polvere fine. Questo perché asteroidi visitati in precedenza da altre missioni spaziali, ad esempio uno per tutti, diciamo anche abbastanza famoso, è l'asteroide di Tokawa, visitato dalla missione Hayabusa, che addirittura aveva raccolto sulla superficie di Tokawa un po' di materiale per riportarlo a terra. Quindi le immagini e l'esplorazione di Tokawa ci aveva detto che gli asteroidi sono ricoperti di questa regolite. Le osservazioni da terra, che quindi andavano a misurare le proprietà fisiche di Bennu, avevano in qualche modo avvalorato l'ipotesi che ci potesse essere, se non diciamo, un totale mantello di regolite, ma delle zone con molta regolite e molta polvere sulla superficie. Quando però nel 2018 la sonda Osiris-Rex è arrivata in prossimità di Bennu e sono arrivate le prime immagini, è stato subito chiaro che tutta questa abbondanza di regolite non c'era. Questo, diciamo, ha dato via a due diversi, diciamo, quesiti e due diversi approcci. Uno più tecnico, perché l'obiettivo della missione era raccogliere un campione e ci si aspettava tanta polvere e non ce n'era così tanta. L'altro era scientifico, quindi perché questa regolite non c'era sull'asteroide. Il quesito, diciamo, tecnico è stato risolto molto bene da, diciamo, tutta la parte ingegneristica della missione, che è riuscita, come sappiamo, all'inizio del 2020 a raccogliere il campione dalla superficie, e ora la sonda Osiris-Rex sta già tornando a casa. Grazie al lavoro che è stato guidato da Saverio Cambioni, che all'epoca era all'Università dell'Arizona e ora si trova al Massachusetts Institute of Technology, insieme alla mia partecipazione, quella di il professor Brocato, che era il mio supervisor quando ho svolto questo lavoro, più molti altri scienziati tra Europa e America, siamo arrivati a comprendere, diciamo, forse a svelare il mistero perché questo asteroide è così povero di polvere. In realtà abbiamo svelato qualcosa di più, probabilmente, perché nello stesso momento in cui Osiris-Rex visitava Bennu, la missione Hayabusa 2 visitava l'asteroide della JAXA, dell'Agenzia Spaziale Giapponese, visitava Ryugu. Entrambi asteroidi carbonacei, quindi questa tipologia di asteroide molto primitiva e che si pensa sia veramente legata a quello che dicevamo prima della la possibilità di trasporto di molecole organiche, entrambi gli asteroidi erano molto rocciosi. Attraverso, diciamo, un'analisi scientifica, poi ora vediamo quanto andare nel dettaglio, siamo riusciti a capire che il motivo principale per cui Bennu è povero di polvere è che le rocce che costituiscono Bennu sono porose. Quindi la loro risposta alle due principali cause di formazione della polvere, ovvero l'impatto di altri meteoriti e la fratturazione termica dovuta al fatto che durante il giorno si riscaldano e la notte si raffreddano molto velocemente, quindi la fratturazione termica e l'impatto di meteoriti non producono in queste rocce porose così tanta polvere come invece producono in rocce meno porose. Insomma, cercando qualcosa che non si trovava, si è forse scoperto altro, una conoscenza in più per arrivare a capire processi ancora in parte ignoti. Perché studiamo gli asteroidi? Perché è importante sapere qual è la loro composizione? Gli asteroidi sono importanti sicuramente al fine di capire qual è l'origine del Sistema Solare e soprattutto dei pianeti che popolano il Sistema Solare.
A volte vengono chiamati i relitti della formazione planetaria perché sono quegli oggetti che si pensa abbiano costituito nel passato la fonte del materiale per i pianeti rocciosi, come la Terra, Mercurio, Venere e Marte. Quindi capire gli asteroidi, diciamo, la loro formazione, la loro composizione, ci dà un indizio su qual è la natura, l'origine del nostro pianeta. In più, le conoscenze sono andate avanti, quindi oggi sappiamo qualcosa di più, ovvero che gli asteroidi, nella loro composizione, oltre a materiale roccioso, contengono anche materiale non roccioso, materiale organico, acqua e molecole anche complesse. Addirittura ci sono le nucleobasi, che per chi ha un po' di conoscenza di chimica, sono i fondamenti, i pezzi principali del DNA. Quindi gli asteroidi sono materiale della nostra, diciamo, terra, sono il materiale in cui è stata costituita la nostra terra, ma probabilmente sono anche i veicoli con cui tutto ciò che poteva servire all'origine della Terra è arrivato all'origine della vita è arrivato sul nostro pianeta. 3 miliardi e 800 milioni di anni fa, la Terra venne tempestata da una pioggia di asteroidi. Le prime tracce fossili rinvenute sono di un periodo relativamente di poco successivo, risalgono infatti a circa 3 miliardi e mezzo di anni fa o poco più. Gli asteroidi potrebbero essere stati davvero i mattoni della vita.